fermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di pino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello, il piacere del gusto. Sempre di più, e la lira cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello Stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free e di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa e che vi fa un po' di buona compagnia. Perdonatemi se mi attardo ancora un poco a parlare virtualmente con il signor Abubakar Soumaoro. Devo farlo. Signor Abubakar, lei ha trovato l'Eldorado in Italia. Lei si sta comportando come chi, una volta sistematosi, pensa ai suoi affari personali. La sua sceneggiata con gli stivali sporchi prima di entrare in Parlamento. A proposito, signor Soumaoro, le ricordo che quegli stivali sono di un suo amico, li restituisca, getti la maschera, io pagherei non so che cosa per avere la possibilità di colloquiare un poco con lei. La metterei nell'angolo, altro che miglior italiano del momento, perché dovete sapere che questo signor Soumaoro ha trovato protezioni e tante, credetemi, protezioni negli ambienti di sinistra. Lo hanno osannato a più riprese, facevano a pugni per chi dovesse essere al suo fianco. Uno dei primi è stato Fabio Fazio. Poi ho raccolto un contributo che gira in rete. C'è un tale David Parenzo. Io e questo signorino apparteniamo a due mondi che sono contrapposti. Lui la pensa in una maniera, io la penso in tutt'altra maniera. Però io non commetterei il grosso errore di definire Abubakar Soumaoro il miglior italiano che c'è in circolazione, perché andate a dirglielo al signor David Parenzo, quella è una bestemmia. Per coloro i quali non credessero a quello che ho detto,
È opportuno offrire idonea documentazione. Grazie. 7 novembre 2022. Parenzo. Soumahoro è il miglior italiano che abbiamo in questo momento. Non ho parole. E questo signore lo vedete anche a livello nazionale, lo sentite in una fortunatissima trasmissione radiofonica, La Zanzara. A volte, ve lo giuro davanti a Dio, sul mio onore, mi chiedo quali siano gli effettivi meriti che hanno proiettato il signor Parenzo nel firmamento televisivo italiano. Siamo in democrazia, c'è il diritto di critica, io non offendo mai nessuno, a differenza di quello che fa lui. Lui mi ha denunciato qualche anno fa, ha perso alla grande, non lo ha mai evidenziato nella sua trasmissione, per non fare una brutta figura, perché lui è abituato ad offendere le persone, ma guai a dirgli qualcosa. Alla coda di paglia si offende subito, invece di confrontarsi civilmente, democraticamente, di fronte a terze persone. Io l'ho definito il giornalista più raccomandato d'Italia sicuramente, e anche forse fra i più raccomandati del mondo, a tanti punti di riferimento, e mi fermo qua. Per fortuna che un altro giornalista di sinistra, Corrado Formigli, che l'ha ospitato, il signor Aboubakar Soumahoro, perché torno a ripetere, da una decina di giorni si fa a gara ad averlo come ospite. Io lo vorrei al mio fianco, andate a dirglielo. Enzo Spatalino ti vuole parlare, perché mi deve dire la fine che hanno fatto i 62 milioni di euro. Mi dovrebbe dire come ha fatto a farsi una casa da centinaia di migliaia di euro. Bravo Corrado Formigli. Adesso vi faccio vedere una parte dell'intervista, forse la più importante, decisiva per me, documentalmente, che mette alla berlina il signor Soumahoro, la sua giustificazione. Non regge. Ha detto che ha fatto un libro, ha venduto qualche migliaio di copie e si è fatto una casa. Pregherei la regia di offrire il contributo. Io non ho preso stipendio. Ci può dire con quali soldi lei ha vissuto? Oggi lei è parlamentare, quindi avrà un lauto stipendio. Ma fino a oggi lei come ha vissuto? Ho scritto un libro, lei prima l'ha detto. E con un libro lei è riuscito a comprare una casa con un mutuo da 270.000 euro? Allora, l'accesso agli atti... Avete ascoltato bene. Se ci fosse un po' di giustizia in questo paese di Pulcinella, tante persone farebbero una brutta fine. Però, ahimè, purtroppo, mi accorgo sempre di più, anche per esperienze personali, che a pagare va in galera chi ruba una mela, e fuori in libertà ci sono centinaia di persone che hanno rubato e continuano a rubare milioni di euro. Ecco perché io mi lamento sempre. Non c'è giustizia in questo mondo.
se non sei raccomandato, se non hai dei punti di riferimento nei posti cardine, nei posti strategici dello Stato, non vai da nessuna parte. Oggi l'onestà fa fatica ad imporsi. Io che credo fermamente nella meritocrazia, ve lo giuro, faccio fatica a rivedermi in questo guazzabuglio. È possibile che vanno avanti sempre i meno preparati, solo quelli che hanno il santo protettore di riferimento, e ci sono centinaia di bravi ragazzi che, non avendo le necessarie coperture, sono alla canna del gas, alla disperata ricerca di un lavoro. Ecco, io mi batto contro queste ingiustizie e, sempre parlando virtualmente con il signor Soumahoro, gli faccio vedere questo video. Ascoltate bene quello che viene detto. Si parla della cooperativa gestita dalla moglie, dalla mamma. Io mi rifiuto di credere che lui non sapesse niente di quello che facesse la moglie, la suocera. Si sta difendendo, si sta aggrappando agli specchi, una difesa, la sua, più che disperata. Ma prima o poi tutti i nodi vengono al pettine. Regia, il video che riguarda la cooperativa, grazie. Basta, niente, non basta, non mangia, tutti, niente, sono due bambini. In questo video esclusivo vi mostriamo cosa accadeva in una delle tante strutture gestite dalla cooperativa Caribù. Non mangiare, non medicina, non oggi io non posso perché non c'è sabone. Non sabon. La battuta non io sono qua un'altra organization. Non c'è problema. Mamme con figli molto piccoli che si lamentano, manca il cibo, il sapone, non ci sono persino le medicine. Ma sentite cosa dice adesso questa donna. Sono un lavoro, un uomo, lavoro, donna. Io prendo questa come c***o. Non c'è soldi per bambino. Non possibile. Si riferisce ad un'altra migrante, sempre ospite della struttura, costretta a prostituirsi pur di avere i soldi per sfamare il figlio. Io prendo questa come c***o. Non c'è soldi per bambino. Non possibile. Non possibile. Non è possibile, eppure accadeva in questa casa gestita dalla cooperativa Caribù, nome molto noto nel mondo dell'accoglienza, proprio per lei, Maria Teresa Mukamit Sindo, suocera di Aboubakar Soumahoro, deputato di Sinistra Italiana. Entrato in Parlamento con gli stivali sporchi di fango per rappresentare i migranti costretti a lavorare nei campi sfruttati dai caporali pur di poter mangiare. Lo faremo per tutti gli schiavizzati, perché non si è dato loro la possibilità di vivere qui. Questo è quello che noi faremo. Eppure, per trovare quei migranti sfruttati e portarli in salvo, il deputato Soumahoro non avrebbe dovuto sforzarsi neanche tanto. A quanto pare proprio i migranti ospiti della cooperativa, gestita da sua suocera e da sua moglie, Liliane Murekatete, che ancora, come potete vedere, compare nel consiglio di amministrazione. Ebbene, proprio quei migranti sembrerebbero finiti in mano ai caporali pur di procurarsi il cibo che la cooperativa non gli dava. Loro la mattina uscivano e andavano a lavorare in nero nei campi. E poi è arrivato quel giorno che è uscita questa cosa del caporalato. Ma l'amministrazione sapeva di questo? Penso di sì. Penso che sapevano di questa cosa. Insomma, sembrerebbe che suocera e moglie del deputato Soumahoro non potessero non sapere cosa stesse accadendo nella loro cooperativa, minorenni sfruttati e trattati in condizioni disumane. Mi chiamo... Vivo in una casa famiglia dove sto male. Per 2 mesi non abbiamo avuto acqua ed elettricità. Il cibo è poco e non ci danno i vestiti. Non ci davano soldi, quindi lavoravamo per comprare il cibo. Mi chiamo... Ho vissuto 8 mesi in una casa famiglia. Le condizioni erano pessime, così ci hanno portati via. Ci hanno detto che non c'erano soldi.
Adesso è anche peggio. Veniamo maltrattati. Qui sono razzisti. E proprio grazie a tutte queste testimonianze la procura ha aperto un'indagine. Nel mirino sembra che siano finite sia la suocera che la moglie del deputato paladino dei migranti, che sui social si giustifica così. Sono una persona integra, pulita. Parlate con mia suocera. Chiedete a lei che è proprietaria della sua cooperativa. E noi abbiamo contattato la suocera. È tutto organizzato contro di me. Sono studio molto vecchi anche, in cui ci sono le proteste dei migranti. E come fa a essere organizzato adesso? No, signora, scusami, però non posso rispondere. Perché non può rispondere? Perché il mio avvocato mi dicono di non rispondere adesso. Adesso non ha voglia di parlare, eppure in tutti questi anni non ha mai disdegnato i riflettori. Premiata come imprenditrice immigrata dell'anno nel 2018, in TV parlava così. Le donne che scappano subiscono tante violenze. Quindi quando sono riuscita a essere iscritta all'albo, sono andata a chiedere di fare un progetto e accogliere le donne sole e con bambini. E in quegli stessi anni è così che venivano accolte. Non mangia tutti, niente, sono due bambini. Io pago questa come c***o, non c'è soldi per bambino, non possibile, non possibile. Ma non finisce qui, la cooperativa Caribù è finita sotto indagine anche a causa delle denunce di 26 lavoratori raccolte dal sindacato Wiltux. Il debito totale è circa 400.000 euro. Vogliamo capire per quale motivo e per tutto questo tempo non sono stati pagati i lavoratori. Da 10 mesi non ha trovato lo stipendio, pure di assegno familiare io dal 2019. Ma quando tu chiedevi lo stipendio, cosa ti veniva risposto? Purtroppo sono in ritardo questi enti, ci devono entrare questi soldi, ci devono pagare questo, ci devono pagare quello. Eppure abbiamo scoperto che in alcuni casi la cooperativa è stata pagata persino più del dovuto. Dopo 7 anni hanno incassato 2.715.000 euro. Hanno ricevuto tutti i soldi che gli spettavano. Tutti, forse hanno 30.000 euro in mano loro in più rispetto a quanto dovevano, perché c'è una discordanza tra tutto l'incassato e la rendicontazione che loro ci hanno dato, e nei visori dei conti, gli uffici stanno chiedendo negli ultimi mesi chiarimenti, documentazioni che non arrivano. Chiarimenti su spese sospette che non arrivano, come non sono mai arrivati chiarimenti del deputato Soma Oro riguardo l'accusa di aver fatto sparire oltre 200.000 euro che dovevano servire proprio come aiuto per quegli stessi braccianti che lui dice di difendere. Io non ho mai visto qualcuno che aiuta. E noi non vogliamo più averne che cosa da lui. Avete visto, grazie ad una telecamerina nascosta è venuto fuori di tutto. Qualche donna era costretta a prostituirsi, venivano sfruttati i minori, e io devo sentire il signor Soma Oro, che intanto è entrato in Parlamento, aggrapparsi agli altarini, gli stessi suoi padrini, fra virgolette, Bonelli e Fratoianni, si sono pentiti, ma adesso non lo potete buttare fuori. So che Bonelli e Fratoianni hanno chiesto al signor Soma Oro di andarsene, ma quello fino all'ultimo giorno resterà al suo posto. Solo un pazzo rinuncerebbe a 5 anni di stipendi faraonici. Avete sbagliato, avete puntato su un cavallo strano. Dai, penso che anche per oggi possa bastare. Domani vi porto a conoscenza di nuovi misfatti che si verificano in Italia. Solo il tempo per ringraziarvi di cuore per la cortese attenzione nei nostri confronti, per ringraziare i miei sponsor e per ringraziare la nostra struttura tecnica per la collaborazione che mi offrono tutti i giorni. Arrivederci.